Oggi continuiamo e finiamo con l'esplorazione della vita interna dei sistemi operativi parlando di un ultimo aspetto fondamentale che non avevamo ancora visto da vicino, l'input e output. Questo video parlerà di come il sistema operativo gestisce le periferiche e per apprezzare al meglio questo video è, diciamo, consigliato andarsi a recuperare il secondo episodio di questa serie. Questo qua. Dove parlo dell'hardware in generale. Lo so che vi aspettavate un video di storia, ma volevo concludere questa serie che si doveva concludere nel 2023, così ce la leviamo di torno, così da ripartire con nuovi video di storia e Under the Hood previsti per il nuovo anno. Il capitolo del libro di Tannenbaum che sto seguendo per questa serie parla di input e output in solo 100 comode pagine, quindi dovrò saltare dei dettagli, altrimenti qua cioè non veniamo più, non è un video per YouTube, diventa un audiolibro. Questo video si divide in due parti, una che parla di come funziona l'hardware in maniera generale e poi di come la parte software del sistema operativo è organizzata per comunicare con le nostre periferiche. E forse riesco anche a rispondere a due commenti che mi hanno lasciato alcuni di voi che non riporto perché erano scritti un po' male. Quindi non li ho capiti, ma penso che questo video possa dar loro una risposta. Come dicevo nel primo episodio di questa serie, questo video qua, le periferiche possono essere suddivise in due grandi categorie. Block device e character device, che poi è la stessa suddivisione che fanno i sistemi operativi Unix e tutti i suoi derivati. Adesso, come fa il processore a leggere e scrivere su una periferica? Perché se un sistema operativo deve comunicare con l'hardware, dobbiamo prima vedere cosa ci consente di fare un processore. Esistono tre approcci principali. Il primo approccio è quello di assegnare delle porte numerate ad ogni controller. In questo modo il processore deve avere due istruzioni speciali che gli permettono di leggere e scrivere in appositi registri all'interno proprio del controller, che poi il controller comunicherà con uno o più, diciamo, hardware dello stesso tipo. Il secondo approccio è quello che usa quello che viene definito Memory Mapped I/O. Ovvero parte della memoria RAM è riservata per comunicare con i controller delle periferiche. Il terzo approccio, non lo intuite? È quello misto. Indipendentemente da quale approccio venga utilizzato, questi permettono solo di controllare la periferica. Leggi qua, accendi, spegni, scrivi quei dati e così via. Quindi servono a dare, diciamo, istruzioni alle periferiche, ma non dati. Quindi cosa accade quando la periferica deve dare dei dati? Quello che succede è che lancia un interrupt e il processore deve leggersi quei dati dal bus. Se si devono leggere poche robe, oppure la periferica è decisamente più lenta rispetto al processore, potrebbe anche andare bene questa, diciamo, tecnica. Tuttavia, se la periferica deve trasferire tanti dati, lanciare un interrupt ogni qualvolta che dei dati sono disponibili rallenterebbe tutto il computer, perché come abbiamo visto c'è un sistema operativo che si fa un mazzo così per gestire memoria e processi. E inoltre, mentre fa tutto questo, viene interrotto spesso e volentieri da tutte quelle periferiche che, insomma, hanno finito di fare quello che devono fare e sono pronte a dare dei dati. Questo meccanismo di utilizzare interrupt non andava più bene e quindi si è deciso di fare la seguente cosa. Le periferiche, quando finiscono, o meglio, quando hanno qualcosa di pronto, possono mettere tutto direttamente in memoria in un indirizzo specifico della memoria, ovviamente centrale. Questo è quello che viene chiamato DMA, Direct Memory Access. In tutte le schede madri moderne c'è un controller speciale che si chiama DMA controller, che viene gestito dal processore, che dice quale periferica e a quale indirizzo di memoria utilizzare, così che la periferica può leggere e scrivere direttamente là e svegliare solamente il processore solo quando ha terminato anche di trasferire i dati. Ora, che voi che siete reduci dei miei video precedenti sulla gestione della memoria, secondo voi il DMA usa indirizzi fisici o indirizzi virtuali? La risposta dipende. Dunque, alcuni sistemi prevedono che il DMA usi indirizzi fisici,
ma questo costringe ogni volta il sistema operativo a convertire indirizzi virtuali in indirizzi fisici tramite, se vi ricordate, il famosissimo Memory Management Unit, mentre altri sistemi fanno in modo che il DMA usi gli indirizzi virtuali. Ma così facendo anche il DMA deve utilizzare il Memory Management Unit. Insomma, le cose sono due: o il sistema operativo oppure il controller DMA. Fine. Tutto questo che vi ho detto finora, più alcune considerazioni su interrupt che già avevo fatto nel capitolo 3 di questa saga infinita, questo qua in particolare, ci servono come condimento per il succo della discussione di oggi. Come gestisce tutto ciò il sistema operativo? Forse è il caso di parlarne dopo la sigla. Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Under the Hood. Io sono Valerio e oggi parliamo di come viene gestito l'input e output tra il famosissimo famigerato sistema operativo e le periferiche hardware. Ma prima di proseguire vi invito come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina degli avvisi, perché altri video arriveranno per il 2024, quindi non li volete perdere, così da rimanere costantemente aggiornati. E tra l'altro colgo pure l'occasione per farvi gli auguri per il nuovo anno, felice 2024 a tutti voi pinguini. Inoltre, se questa serie che ho tratto dal libro di Tannenbaum vi è piaciuta, potete offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi, il link lo troverete qui sotto in descrizione. E adesso riprendiamo il discorso da dove lo avevamo lasciato. Dove ci eravamo lasciati? Come viene gestita la comunicazione tra periferiche da parte di un sistema operativo? Prima di vedere nel dettaglio come un sistema operativo gestisce la comunicazione con una periferica qualsiasi, vale la pena prima introdurre quali sono gli obiettivi che si vogliono ottenere quando si fa, o meglio, quando si progetta un sistema operativo. Di solito gli obiettivi sono questi qua. Obiettivo numero 1, agnosticità. Cioè una periferica deve sembrare più o meno la stessa per un qualsiasi programma, indipendentemente da quale sia questa periferica. Faccio un esempio. Leggere un file da un hard disk o da una pennetta USB, per noi non ci deve essere alcuna differenza, anche se poi a livello hardware ci sono delle differenze sostanziali. Per questo motivo, molti sistemi operativi astraggono le periferiche come se fossero dei file, e questa è una cosa che per esempio Unix e derivati fanno spessissimo. Il secondo obiettivo è quello della gestione degli errori. In generale gli errori vanno gestiti a livello hardware, perché molto spesso gli errori vengono definiti transienti, cioè non capitano sempre. Se l'operazione magari viene ripetuta, magari quell'errore non spunta più. Se il problema persiste invece, allora bisogna dirlo al capo. E chi è il capo? Il sistema operativo. Quantità di errori che ci dà il sistema operativo, che ci fa ovviamente bestemmiare a tutti noi, immaginate che quella è solamente una punta di un grossissimo iceberg per via di tutti gli errori transienti che ci stanno. Il terzo obiettivo riguarda il buffering. I dati che provengono da una periferica, spesso è meglio metterli all'interno di una locazione di memoria temporanea che permette di essere passati al programma che li ha richiesti. E viceversa, ovviamente, cioè prima di passare dei dati a una periferica, prima vengono messi tutti da una parte e poi prendono in volo attraverso il bus del sistema. Tutti i sistemi operativi gestiscono le periferiche hardware utilizzando un'organizzazione stratificata. Se avete mai sentito parlare del modello ISO-OSI per quanto riguarda la connessione tra computer, più o meno è lo stesso principio applicato a qualsiasi periferica che ci sta all'interno di un nostro computer. A livello più basso di questa stratificazione abbiamo il gestore delle periferiche, seguito poi dai driver, poi dal programma del sistema operativo che abbiamo detto deve essere agnostico alla periferica, infine le applicazioni che richiedono l'uso di tali periferiche, cioè le applicazioni che utilizziamo ogni giorno nel nostro computer. Per ogni sistema operativo, gestire gli interrupt è una grossissima rottura di scatole, ma grosse rotture di scatole porta a grossi vantaggi. Se non ci fossero gli interrupt, per esempio, il processore resterebbe là ad attendere che una periferica faccia tutte le sue operazioni. Togli la rottura di scatole, ma hai dei tempi morti, dei tempi di attesa lunghissimi,
E noi sappiamo quanto l'utente medio, io stesso, ami attendere, proprio noi amiamo aspettare davanti al computer. Quindi, per non irritare noi utenti, si usano gli interrupt. E dove si può, ovviamente dove è possibile, anche il DMA di cui vi parlavo poco fa per evitare di interrompere il processore molto più spesso di quello che si deve. Ma alla fin fine bisogna pagare il conto e il processore va comunque interrotto perché una periferica vuole le sue attenzioni. Ma perché un interrupt è una bella rottura di scatole? Perché quello che succede è il seguente. Una periferica lancia un segnale di interrupt con il suo numero di periferica. Il processore proprio ferma, proprio si blocca e interrompe quello che stava facendo, salvando lo stato corrente dei registri del processo che era in esecuzione, prepara lo stack per la procedura di gestione di quel particolare interrupt, dice al controller degli interrupt che è tutto pronto. A questo punto il sistema operativo, che prende il controllo della macchina, va a prendersi i dati salvati e li va a mettere in una tabella dei processi. A questo punto viene scelto il processo successivo da fare eseguire. Se questo interrupt ha permesso qualche processo che era in attesa possa tornare in esecuzione, allora potrebbe essere uno dei tanti fortunati a tornare a essere in esecuzione. Insomma, si sceglie un processo da eseguire qualunque esso sia. Si caricano tutti ovviamente i suoi registri di nuovo in memoria che erano stati conservati, bla 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 bla. Questa cosa la salto perché l'avevamo già discussa nella gestione dei processi. E il fortunatello può riprendere la sua esecuzione. E ovviamente fare tutte queste operazioni, visto che molte di queste avvengono in memoria, non ci dimentichiamo che c'è tutto quel discorso della memoria virtuale, indirizzi fisici, memory management unit. Un macello, insomma. Ora, come vi spiegavo nel mio video in cui parlo dei processi, gli interrupt sono numerati, ma chi li numera? In passato, ogni periferica aveva un numeretto di interrupt chiamato interrupt line, specifico. Però quello che poteva succedere è che due periferiche potevano essere dello stesso tipo. Per esempio, avete mai collegato due tastiere a un computer? Sono certo di sì. Basti pensare a un laptop a cui si collega una tastiera esterna. In questo modo, se le periferiche hanno le interrupt line già settate, se due periferiche hanno lo stesso numero, succede quello che in passato si diceva, si utilizzava spesso questo termine, entrano in conflitto. Era un modo edulcorato per dire che scoppia tutto. Come si è risolto questo problema? In passato alcune periferiche avevano dei jumper proprio fisici che consentivano di cambiare l'interrupt line, ma non tutti erano in grado di poterlo fare, quindi Intel insieme a Microsoft hanno sviluppato il famigerato o il famosissimo plug and play, che a sua volta deriva da un'idea che aveva avuto Apple prima di loro. Plug and play è una specifica hardware che permette di capire la periferica che è stata inserita e assegnarla una interrupt line. E non solo questo, assegna anche lo spazio di indirizzamento dei registri. Vi ricordate quando all'inizio del video, prima della sigla, vi avevo detto? Perché se un sistema operativo deve comunicare con l'hardware, dobbiamo prima vedere cosa ci consente di fare un processore. Esistono tre approcci principali. Indipendentemente dai tre approcci, plug and play assegna dove stanno questi registri nello spazio degli indirizzi e assegna anche il numeretto dell'interrupt request. Una volta che una periferica è connessa e tutto è stato configurato per i suoi interrupt, chi si occupa di parlare con tale periferica? Ovviamente, certo, il sistema operativo. Tuttavia, quale parte del sistema operativo? I famigerati driver. I driver sanno come comunicare con una periferica e di solito vengono fatti da chi produce quell'hardware. Ma ogni sistema operativo ha la sua architettura e non tutti i produttori sono così virtuosi e fanno i driver per tutti i sistemi operativi. Se sono dei bravi ragazzi, rilasciano magari le specifiche pubblicamente del loro hardware, così che chi può implementarsele. Quelli cattivi non rilasciano le specifiche. I driver sono spesso closed source e fu per questo motivo che in passato Linus Torvalds, più di una decade fa, se ne uscì con una simpatica espressione di amicizia verso Nvidia. Nvidia, fuck you. Perché diceva che era difficile avere a che fare con loro per via dei driver funzionanti per Linux. Mancanza di driver funzionanti al 100% minano la compatibilità hardware di un sistema operativo.
Questo, insieme a tutta la complessità di come si gestiscono i processi, la memoria, l'hardware, come stiamo vedendo adesso, fa sì che non spuntano sistemi operativi come funghi. Fare tutti i driver per ogni periferica che esiste in cormeggio non è un lavoro a tempo pieno, ma neanche due lavori a tempo pieno. Sono almeno 100 lavori a tempo pieno. I driver possono essere anche la fonte di molte schermate blu che abbiamo visto su Windows in passato. Questo perché i driver molto spesso vengono fatti dai produttori delle periferiche, come vi dicevo poco fa. E quindi, se erano fatti, come direbbe Boris, a cazzo di cane, andava tutto in vacca, anche perché i driver operano in kernel space. Oggigiorno una buona parte dei driver per le periferiche più comuni, tipo dischi rigidi, SSD, schede di rete, controller USB, eccetera, 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 vengono fatti dai sviluppatori di sistemi operativi stessi. Ora, all'inizio di questo video vi dicevo, le periferiche possono essere suddivise in due grandi categorie, block device e character device. Adesso, chi fa un driver deve usare un qualche tipo di interfaccia che il sistema operativo mette a disposizione se si deve fare un driver per un block o character device. Una cosa che mi ha stupito leggendo questo libro, una cosa che non sapevo, è che i driver non possono fare chiamate di sistema, però possono interagire con alcune parti del kernel del sistema operativo per accedere alla memoria, al DMA, all'MMU e così via. Magnifico! Abbiamo il nostro driver per una determinata periferica che qualcuno ci ha fatto. Quando è che questo driver viene inserito nel sistema operativo? O meglio, come si fa a fare in modo che il sistema operativo sappia dove sia? In passato, con le vecchie versioni di Unix, i driver erano proprio messi dentro il kernel, quindi ogni qualvolta che c'era un nuovo driver si doveva ricompilare tutto il kernel. Benché questo approccio poteva andare bene in un contesto storico in cui le periferiche non erano tantissime, era più o meno gestibile. Tuttavia, con l'avvento dei famosissimi personal computer, non solo i sistemi operativi sono sempre diventati via via più complessi, ma la tipologia di periferiche è salita alle stelle. Quindi, questo approccio non poteva più andare bene, anche perché compilare il sorgente del kernel di un sistema operativo non è una cosa alla portata di tutti. Inoltre, aggiungiamoci, come sappiamo, oggigiorno ci stanno sistemi operativi che non sono open source, pertanto si preferisce utilizzare un approccio in cui i driver vengono caricati dinamicamente all'occorrenza quando servono. Questo facilita anche la gestione di periferiche hot swap, dove il sistema operativo carica i driver all'occorrenza quando servono e quando non servono più, perché una periferica che prima c'era ora non c'è più perché è stata fisicamente staccata, un driver deve fare in modo per gestire al meglio le operazioni che sono in corso senza causare danni e annullare qualsiasi richiesta che già aveva in coda, senza far saltare tutto il sistema operativo. Ora che la periferica è stata riconosciuta a livello hardware e che i driver ci facilitano il lavoro per utilizzarla, la possiamo utilizzare. Non proprio. Perché da utenti come facciamo a parlare con i driver? Vi ricordate quando vi dicevo poco fa questa cosa? Cioè, una periferica deve sembrare più o meno la stessa per un qualsiasi programma, indipendentemente da quale sia questa periferica. Sì, lo so, sto facendo troppi balzi indietro, ma la tematica delle periferiche è assai contorta e sto facendo del mio meglio. Come si gestisce questa agnosticità? Beh, un buon sistema operativo cerca di fare in modo di creare delle interfacce standard che vadano bene per tutte le periferiche. Il massimo della distinzione consentita è quella di cui vi dicevo poco fa, ovvero separare block device da character device. Molti sistemi operativi fanno in modo che tutte le periferiche appaiano come dei file nel file system. Lo fa Unix, lo fa Linux e lo fa anche Windows. Non solo questo garantisce un'interfaccia standard, ma permette in maniera implicita anche di facilitare i permessi di chi può utilizzare cosa. Se vogliamo che un utente sia negato l'uso di una determinata periferica, basta semplicemente togliergli i permessi di utilizzare quel file relativo a quella periferica e il gioco è fatto, senza andare ad aggiungere altri meccanismi di protezione all'interno del sistema operativo.
E questo sistema facilita anche noi utenti nell'utilizzare una determinata periferica, perché ci sembrerà come leggere e scrivere su un qualsiasi file. Ora, la scrittura di un file di una periferica può essere fatta direttamente oppure tramite un demone. Un esempio classico del primo caso è quello di utilizzare la porta di comunicazione, quella seriale, la porta seriale. Il più classico invece del secondo caso, quello di utilizzare i demoni, è la stampante o l'accesso per esempio alla rete. L'uso del demone infatti facilita un altro discorso, quello del buffering, che permette di soddisfare l'obiettivo numero 3 di cui vi parlavo poco fa. E per quanto riguarda l'obiettivo numero 2, non me ne sono dimenticato. Chi gestisce gli eventuali errori? Molto spesso, come dicevo poco fa, se ne occupa l'hardware o l'interfaccia del sistema operativo, indipendente, quindi agnostica, all'hardware. Benissimo pinguini, questo è tutto quello che vi posso dire per quanto riguarda l'input e output da e verso le periferiche. Ovviamente ci sono altri dettagli che ho dovuto saltare e quindi io vi ringrazio per essere stati qui con me fino a questo punto e colgo di nuovo l'occasione per augurarvi un buon 2024. Non perdetevi altri video che porto su questo canale, in particolare quelli di questa serie che è il mio, diciamo, citati diversi. E quindi ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!